Santa Maria, Madre di Dio, è l'acclamazione gioiosa del popolo santo di Dio che risuonava per le strade di Efeso nell'anno 431, quando i padri del Concilio proclamarono Maria, Madre di Dio. Si tratta di un dato essenziale della fede, ma soprattutto di una notizia bellissima. Dio ha una madre e dunque si è legato per sempre alla nostra umanità come un figlio alla mamma, al punto che la nostra umanità è la sua umanità. È una verità dirompente e consolante, tanto che l'ultimo concilio qui celebrato ha affermato: con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo, ha lavorato con mani di uomo, ha pensato con intelligenza di uomo, ha agito con volontà di uomo, ha amato con cuore di uomo. Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché il peccato. Ecco che cosa ha fatto Dio nascendo da Maria. Ha mostrato il suo amore concreto per la nostra umanità, abbracciandola realmente e pienamente. Fratelli e sorelle, Dio non ci ama a parole, ma con i fatti, non dall'alto, da lontano, ma da vicino, proprio dal di dentro della nostra carne. Perché in Maria il Verbo si è fatto carne, perché nel petto di Cristo continua a battere un cuore di carne che palpita per ciascuno di noi. Santa Madre di Dio. Su questo titolo sono stati scritti tanti libri e grandi trattati, ma tali parole sono soprattutto entrate nel cuore del santo popolo di Dio nella preghiera più familiare e domestica che accompagna il ritmo delle giornate, i momenti più faticosi e le speranze più audaci. L'Ave Maria. Dopo alcune frasi tratte dalla parola di Dio, la seconda parte della preghiera si apre infatti così: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Questa invocazione ha spesso cadenzato le nostre giornate e ha permesso a Dio di avvicinarsi, per mezzo di Maria, alle nostre vite e alla nostra storia. Madre di Dio, prega per noi peccatori, recitata nelle lingue più diverse, sui grani del rosario e nei momenti di bisogno, davanti a un'immagine sacra o per la strada. A questa invocazione la Madre di Dio sempre risponde. Ascolta le nostre richieste, ci benedice con il suo Figlio tra le braccia, ci porta la tenerezza di Dio fatto carne, ci dà, in una parola, speranza. E noi, all'inizio di quest'anno, abbiamo bisogno di speranza, come la terra della pioggia. L'anno che si apre nel segno della Madre di Dio è nostra, ci dice che la chiave della speranza è Maria e l'antifona della speranza è l'invocazione Santa Madre di Dio. E oggi affidiamo alla Madre Santissima l'amato Papa Emerito Benedetto XVI perché lo accompagni nel suo passaggio da questo mondo a Dio. Preghiamo la Madre in modo speciale per i figli che soffrono e non hanno più la forza di pregare, per tanti fratelli e sorelle colpiti dalla guerra in tante parti del mondo, che vivono questi giorni di festa al buio e al freddo, nella miseria e nella paura, immersi nella violenza e nell'indifferenza. Per quanti non hanno pace, acclamiamo Maria, la donna che ha portato al mondo il Principe della Pace,
In lei, Regina della Pace, si avverrà la benedizione che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda la pace. Attraverso le mani di una madre, la pace di Dio vuole entrare nelle nostre case, vuole entrare nei nostri cuori, nel nostro mondo. Ma come fare ad accoglierla? Lasciamoci consigliare dai protagonisti del Vangelo di oggi. I primi ad aver visto la madre con il bambino, i pastori di Betlemme, erano persone povere e forse anche piuttosto rudi, e quella notte stavano lavorando. Proprio loro, non i sapienti e nemmeno i potenti, hanno riconosciuto per primi il Dio vicino, il Dio venuto povero, che ama stare con i poveri. Dei pastori, il Vangelo sottolinea anzitutto due gesti molto semplici, che però non sono sempre facili. I pastori sono andati e hanno visto andare e vedere. Due gesti, andare e vedere. Anzitutto andare. Il testo dice che i pastori andarono senza indugio. Non sono rimasti fermi. E la notte avevano le loro greggi a cui badare ed erano sicuramente stanchi. Avrebbero potuto attendere l'alba, aspettare il sorgere del sole per andare a vedere un bambino adagiato in una mangiatoia. Invece andarono senza indugio, perché di fronte alle cose importanti bisogna reagire prontamente, non rimandare, perché la grazia dello Spirito non comporta lentezze. E così trovarono il Messia, l'atteso dei secoli, che tanti cercavano. Fratelli, sorelle, per accogliere Dio e la sua pace non si può stare fermi, non si può stare comodi aspettando che le cose migliorino. Bisogna alzarsi, cogliere l'occasione di grazia, andare, rischiare. Bisogna rischiare. Oggi, all'inizio dell'anno, anziché stare a pensare e sperare che le cose cambino, ci farebbe bene chiederci: io quest'anno dove voglio andare? Verso chi vado a fare del bene? Tanti nella Chiesa e nella società aspettano il bene che tu e solo tu puoi dare, il tuo servizio. E di fronte alla pigrizia che anestetizza e all'indifferenza che paralizza, di fronte al rischio di limitarci a rimanere seduti davanti a uno schermo con le mani su una tastiera, i pastori oggi ci provocano ad andare, a smuoverci per quel che succede nel mondo, a sporcarci le mani per fare del bene, a rinunciare a tante abitudini e comodità per aprirci alle novità di Dio che si trovano nell'umiltà del servizio, nel coraggio di prendersi cura. Fratelli e sorelle, imitiamo i pastori, andiamo. Arrivati, dice il Vangelo, i pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Poi annota che solo dopo averlo visto si misero pieni di stupore a riferire di Gesù agli altri e glorificare e lodare Dio per tutto quello che avevano udito e visto. La svolta è stata averlo visto. È importante vedere, abbracciare con lo sguardo, restare come pastori davanti al bambino in braccio, alla madre, senza dire nulla, senza chiedere nulla, senza fare nulla. Guardare in silenzio, adorare, accogliere con gli occhi e la tenerezza consolante di Dio fatto uomo, della sua e nostra madre. All'inizio dell'anno, tra le tante novità che si vorrebbero sperimentare
e le molte cose che si vorrebbero fare, dedichiamo del tempo a vedere, cioè aprire gli occhi e a tenerli aperti di fronte a quel che conta, Dio e gli altri. Abbiamo il coraggio di sentire lo stupore dell'incontro, che è lo stile di Dio, cosa ben differente alla seduzione del mondo che ti tranquillizza. Lo stupore di Dio, l'incontro, ti dà pace. L'altro soltanto ti anestetizza e ti dà tranquillità. Quante volte, presi dalla fretta, non abbiamo neanche il tempo di sostare un minuto in compagnia del Signore per ascoltare la Sua parola, per pregare, per adorare, per lodare. La stessa cosa avviene nei riguardi degli altri. Presi dalla fretta o dal protagonismo, non c'è tempo per ascoltare la moglie, il marito, per parlare con i figli, per chiedere loro come vanno dentro, non solo come vanno gli studi e la salute. Quanto bene fa mettersi in ascolto degli anziani, del nonno e della nonna, per guardare la profondità della vita e riscoprire la radice. Chiediamoci dunque se siamo capaci di vedere chi ci vive accanto, chi abita il nostro palazzo, chi incontriamo ogni giorno nelle strade. Fratelli e sorelle, imitiamo il pastore, impariamo a vedere, a capire col cuore vedendo, impariamo a vedere. Andare e vedere. Oggi il Signore è venuto in mezzo a noi e la Santa Madre di Dio ce lo pone davanti agli occhi. Riscopriamo nello slancio di andare e nello stupore di vedere i segreti per rendere quest'anno davvero nuovo e vincere la stanchezza del rimanere o la falsa pace della seduzione. E adesso, fratelli e sorelle, vi invito a tutti voi a guardare la Madonna. Acclamiamola tre volte Santa Madre di Dio, come lo faceva il popolo di Efeso. Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio, Santa Madre di Dio. Santa Madre di Dio.